Bolso, mettiamola così, almeno sei ancora vivo. Sì, ma tra poco questi mostri faranno degli esperimenti su di me, come è successo per il mio coinquilino Gusbaldo Mento di Capra. Ah, quindi eravate in due qui dentro. Sì, Gusbaldo è stato prelevato con la forza e molto probabilmente non vedrà l'alba. Qui dietro c'è una cassa con tutte le sue cose che hanno cementato per far sì che io non le possa prendere. Dobbiamo arrivare a quel forziere e cercare di fuggire. Forse c'è una sola cosa da fare, devi cominciare a scavare con i denti. Sì, però lasciami un attimo visitare il bagno, è una settimana che non ci vado. Stupido Bolso, esci dal gabinetto, c'era un piccone lì dentro, puoi utilizzarlo per spaccare ste robe. Prendiamoci la roba che c'è dentro la cassa, Bolso, e fuggiamo subito di qua, per l'amor del cielo che... Okay, cioè non è che mi dispiacerebbe vederti, vederti in mezzo agli esperimenti degli SCP, però diciamo che al momento mi servi. Bolso, perché c'è, abbiamo le armature di spugna? Ma sei sicuro che Gusbaldo fosse tutto a posto con la testa? Certo che non si vede proprio niente, eh. Bolso, andiamo un po' attentoni, poi speriamo di trovare l'uscita. Adesso vediamo di non incrociare, ok. Sento dei passi, secondo me qualcosa è vicino. Bolso, mi raccomando, cautela, che se ti prendono qua è finita, eh. Mi raccomando. Ma quanti sono? Ma a parer mio non sono neanche tanto sani di cervello, perché stanno lì davanti alla porta. Non sono un usciere, potete entrare. Venite dentro. Beh, meglio così, ci muoiono tutti, ancora meglio, ancora meglio. Dai, andate. Oh, ma quanto sono resistenti. Andate al diavolo, per favore. Oddio, morite tutti. Bra. Dai, Bolso, affetta sti cosi, datti la mossa, quanto ci vuoi? Ah, 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 affettati come il kebab di capra, sono stato proprio bravo. Mi merito un tuo parere sulle foche. Questi ti vogliono sbudellare, poi per una volta non pensare alle foche, brutto deficiente vestito da spugna. Facciamo piano che pestano come fabbri. Ok. Sto scheletro qua, signor molesto, signor scheletro, vada via. Dobbiamo cercare di accendere la luce, perché io sinceramente non è che sono troppo... Centrale elettrica, perfetto. Buongiorno, non c'è nessuno qua, vero? Sì. Cos'è sto suono? Cosa ho sentito? No. Signora chiave, mia. Cos'è sto suono? Per favore, apriamo qui. Luce! Sì, Bolso, prendiamo via che sto suono non mi piace affatto. Cos'è sto coso? Inserire le carte. Bolso, andiamo via. Mi sono nascosto qui in cucina. Magari non mi vedono. Anche perché, avendo acceso la luce, sicuramente saranno andati a controllare chi è stato. Ok, però con calma. Adesso guardiamo dove andare e usciamo da questo posto che comincia leggermente a farmi schifo. E le foche invece, cosa ne pensi? Cioè, quelle almeno ti piacciono? Allora, con calma, e mi raccomando. Con calma. Buongiorno. Ok, non c'è nessuno. Piano. Magari piazziamo dei blocchi, che dite? Così blocchiamo le cose in cui arriva. No, 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 vai via, 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 vai via. Bolso, a momenti quello ti infilza, ma possiamo trovare qualcosa in più per difenderci, oltre che un costume da spugna di mare? Prima, in cucina, ho mangiato qualche cipolla, e mentre rovistavo nei forzieri, mi sembra di aver visto un'armatura. Perché non l'hai presa, scusa? E perché? Allora tu non mi dici se ti piacciono o no le foche? Allora, dov'era? Era questo il forziere? Sì, guarda, cioè no, Bolso, te veramente sei da impiccare, guarda che... Ma è stupenda, Bolso, è stupenda. Tu hai idea dell'armatura che hai tu adesso indosso? Cioè, è l'armatura di spugna mezza distrutta che non ti dà niente, ti dà solamente voglia di prendere delle botte. Ok, adesso, per favore, l'ho messo qua per terra. Adesso, cioè, Bolso, guarda cosa andiamo a ripiazzare. Guarda la tua armatura, Bolso, è distrutta, cioè non ha niente, non protegge nemmeno dall'aria. Vabbè, lasciamo perdere, mettiamo tutta sta roba e lascia... Facciamo finta che il Bolso non abbia detto niente, perché io se no lo prendo veramente a sassate. C'è una sassaiola ai tempi di Cristo in confronto a niente. È immenso sto posto, non si trova niente, non si trova l'uscita. Ci sono anche i ragni. No, no, ok. Questa va molto meglio, questa armatura. Va molto meglio, stupido Bolso, ma se ce la mettevamo prima. Io gli strappo. Io gli strappo il cervello. Ok. Qua. Sono un sacco di ragni per terra, meno male sono topi, altrimenti il Bolso urlava come un matto. Signori. Oh, ma quanti ce ne sono? Ma è pieno. È pieno.
schifoso. No, vabbè, ma una alla volta. Una alla volta, per favore. Per favore. Vattene via. Vattene via. Cioè, Bolso, se avevamo la corazza, gli spugni eravamo già morti. Lì c'è la centrale, quindi non mi interessa. Di qua? Che c'è di qua? È il manicomio? Non sto capendo niente. Non capisco niente, boss. Dov'è l'uscita qui? Non c'è un GPS, dei cartelli che indicano qualcosa. Non c'è niente. Di qua cosa c'è? Ok, sto zona nuova. Cosa? No, se c'è... Bolso, cos'è quella cosa là in fondo? È vero che noi ci andiamo pianino, o meglio, ci spostiamo di qui, non ci andiamo là, no, non ci voglio neanche andare. Un altro giorno. Ancora si... No, basta, Bolso, no, di qua non ci andiamo, torniamo indietro. Io di qua non ci vado e non penso che ci sia neanche l'uscita. Andiamo via, che quel lucertolone non lo voglio assolutamente incontrare. Assolutamente no. Voglio uscire di qui, per favore. Sto girando da un'ora, non ci credo qua. Ok, c'è uno zombolo che fa il protettore della porta. Signor zombolo, devo uscire di qui, per favore. Sì, è proprio lei, mi ricordo quando mi hanno portato qui dentro. Sembra proprio lei, la riconosco. Anche perché ho battuto la testa contro la chiusura automatica mentre i mostri mi tiravano per i piedi. Bolso, questo non mi interessa. Adesso vediamo di uscire di qui, andare a trovare qualcosa per farlo saltare in aria sto posto, perché altrimenti poi cominceranno a generarsi altri mostri e invaderanno tutto il mondo. Ma ti piacciono le foche? Apriamo sta maledetta porta. Ma perché devo andare a salvare sto bolso? Ma non potevo farmi, cavoli miei, che stavo molto meglio. Cioè, è sotterraneo. È una casa sotto. Ok, va bene. Va bene, va bene. Oh, ne ce n'è un altro, porca miseria. È quello di guardia fuori. Schifoso. Vai all'inferno, muori. Porca miseria. Affetto. Kebab. Brutto kebab. Ok. Bolso, dobbiamo escogitare qualcosa per far saltare questo posto in aria. Potremmo utilizzare il nuovo esplosivo che Eufelmo ha portato nel villaggio dall'estero. Con quello magari potremmo far saltare tutto per aria. Ok, eccoci al villaggio. Magari adesso vai a parlare appunto con il sindaco e sentite voi cosa fare. L'importante è far scoppiare tutto al più presto. Sì, non ti preoccupare, parlerò con il sindaco e poi farò arrivare Eufelmo con tutto l'esplosivo. Anche se sinceramente mi piacerebbe sapere se i mostri piacciono o no. Sì, ho capito, Bolso, ho capito.